Luca De Meo è presidente di SEAT. Le crossover compatte sono un settore molto caldo. Quali sono le armi della Arona per fronteggiare le rivali? Ma credo che ne abbia diverse. Questo è uno dei prodotti che secondo me avrà più successo nel mercato, in un mercato che, come dicevi, sale, aumenta, perché questo è il segmento con più grande crescita nel mercato. La vettura, la vedete, è una bella vettura nello stile di SEAT, credo che siamo abbastanza bravi sul design, dimensioni compatte, 4,13 m, però grande abitabilità, per esempio miglior bagagliaio della categoria con 400 litri che la rende una vettura anche per famiglie, quindi anche come prima vettura, motori super ecologici e parchi nei consumi, sistema di infotainment e connettività un poco alla SEAT degli ultimi tempi, piuttosto avanzato, quindi è soprattutto un prezzo che verrà annunciato in Italia, ma che qui in Germania parte sotto i 16.000 euro, quindi in un'area dove un sacco, molti clienti insomma, potrebbero in qualche maniera arrivarci. Ha accennato qualcosa sui motori, possiamo approfondire un po'? Ma noi qua montiamo 3 cilindri, 4 cilindri, benzina e diesel. Diciamo che una delle cose più interessanti è il fatto che riusciamo su una vettura del genere ad avere un motore 3 cilindri benzina che è molto molto parco nei consumi e nei costi di gestione. Abbiamo anche, a partire dall'anno prossimo, una versione a gas naturale, quindi a metano, che credo in Italia potrebbe essere molto interessante perché le infrastrutture ci sono, il metano è stabilito nel mercato, per cui ci crediamo. In chiusura, a livello globale, un bilancio del 2017 e previsioni per il 2018? Ma guarda, il SEAT è una delle marche, sta passando un buon momento, il mercato sta andando abbastanza bene in generale per tutti, ma per SEAT in particolare, perché siamo la marca che cresce di più sul mercato europeo. Stiamo parlando di un 12-13% di crescita, i risultati economici stanno crescendo anche, quindi siamo in un'area di comfort da un punto di vista economico-finanziario. Credo che questa tendenza per SEAT continuerà nel 2018 e nel 2019, perché abbiamo adesso lanciato diversi prodotti, dalla nuova, il facelift della Leon, la Teca, l'Ibiza che molti conoscono, e adesso la Rona, e ci prepariamo l'anno prossimo a lanciare una vettura, un SUV più grande della Teca, quindi siamo nel pieno di un'offensiva di prodotto che ci dovrebbe portare insomma a dei risultati positivi anche nei prossimi 24 mesi, quindi siamo contenti, ottimisti, continuiamo a lavorare, c'è molto lavoro da fare soprattutto in Italia, dove penso che SEAT si meriti una posizione migliore di quella che ha in questo momento.